Io penso che tutti, anche nella discussione approfondita e a volte anche appassionata che abbiamo avuto in commissione, ci rendiamo conto che la democrazia oggi è in difficoltà, qualcuno addirittura dice che è in crisi. Vediamo il calo della partecipazione al voto, vediamo diffidenza nei confronti delle istituzioni, spesso i decisori sono più percepiti come quelli che decidono senza consultare, senza ascoltare i cittadini, ma magari ascoltano di più questa o quella lobby o questa o quell'associazione. Beh, sicuramente alcuni decisori hanno aiutato anche a creare questa percezione. Per non parlare poi delle decisioni prese in campo ambientale, in campo sanitario, che sono spesso recepite come causa di conflitto e che creano quindi situazioni di conflitto e di discussione. Quindi in questo contesto alcuni strumenti innovativi diventano importanti, diventano strumenti per rafforzare la democrazia, non per indebolirla, perché la democrazia non è statica, è in evoluzione, anzi dobbiamo cercare di lavorare perché non diventi involuzione, e per questo ci sono dei percorsi nuovi e innovativi che poi in realtà hanno anche radici invece storiche profonde. Quindi parliamo della democrazia partecipata, della democrazia deliberativa, della democrazia diretta. Sono diverse accezioni che intendono sottolineare e descrivere quei metodi che vogliono aggiungersi e rafforzare a quello che è il percorso di maturazione della democrazia che ad oggi, dopo un lungo percorso, si è strutturata nella democrazia rappresentativa. Democrazia rappresentativa appunto che a volte rischia di mostrare il proprio limite, perché non si può pensare che la democrazia vada esercitata solo ogni 5 anni quando si vota, ma la democrazia è un esercizio che va esercitato e vissuto tutti i giorni nelle scelte che i cittadini fanno e nell'ascolto dell'istituzione dei cittadini. Bene, questa legge sicuramente è un'occasione per portare avanti e potenziare questi strumenti. Ovviamente rispetto a quello che dice e diceva il consigliere Torri, noi abbiamo una visione più critica dei risultati della legge 3 fino ad oggi. Apprezziamo il fatto che si sia fatto un percorso, si sia deciso di arrivare a un ripensamento di quella legge, perché secondo noi quella legge aveva mostrato dei limiti, perché i processi partecipativi nati all'interno di quella legge sono risultati in alcuni casi molto rigidi, perché il tema del tecnico di garanzia secondo noi è importante, ma spesso sono stati fatti dei bandi e delle applicazioni. Io ho una interrogazione alla quale mi ha risposto alcuni giorni fa l'assessore, in cui abbiamo citato un paio di esempi di processi partecipativi che in realtà di partecipativo avevano veramente poco, partecipazione di una ventina di persone senza che ci fosse un vero risultato, senza che ci fosse un'incisione sulle decisioni dell'ente che aveva partecipato al bando. Quindi quella legge sicuramente aveva dei limiti. Questa legge supera quei limiti? Noi riteniamo che lo faccia parzialmente. Abbiamo cercato in commissione di superare e di fare delle proposte per superare questi limiti. In particolare uno dei limiti più forti che noi vedevamo e che continuiamo a vedere è sicuramente quella del tecnico di garanzia piuttosto che di un'autorità o di un garante della partecipazione. Perché il mantenere tutta la gestione della valutazione della qualità e della valutazione degli esiti del processo in mano ad un tecnico che in realtà è comunque connaturato all'interno sì dell'assemblea non della giunta, rende più rigida e toglie quell'aspetto di terzietà che secondo noi è importante, che potrebbe avere invece un'autorità e che darebbe più forza ai processi di partecipazione. Abbiamo criticato il fatto che la legge rimane ancora troppo meno rispetto alla legge precedente nelle mani della giunta piuttosto che in quella dell'assemblea. Noi addirittura dicevamo, ma come per quello che riguarda la consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, che è un tema che è stato delegato completamente all'assemblea,
secondo noi anche la partecipazione poteva essere completamente delegata all'Assemblea. Negli obiettivi avevamo anche proposto di inserire uno degli obiettivi, quello di rafforzare negli statuti comunali e degli enti pubblici gli strumenti di democrazia diretta, che sono quelli che vanno a potenziare in particolare i referendum propositivi, i referendum senza quorum, ma anche questo aspetto non è stato accolto in commissione. Inoltre, secondo noi era importante, e questa secondo noi è una lacuna che rimane, legare la legge sulla partecipazione alle altre leggi che al loro interno hanno richiami alla partecipazione. In particolare faccio riferimento alla legge sulla VIA, che prevede all'articolo 17 un articolo proprio dedicato alla partecipazione, all'interno del quale si definiscono istruttoria e inchiesta pubblica. Addirittura abbiamo l'esempio della Regione Toscana che ha il dibattito pubblico. Secondo noi questa era l'occasione per potenziare, per fare partire effettivamente quegli strumenti che ad oggi sono enunciati all'interno della procedura di VIA, ma che in realtà ancora non hanno forza per partire. Apprezzabile invece il fatto che all'interno dell'articolo 2 sia stato sottolineato come invece sia importante che i processi partecipativi comincino a essere fatti soprattutto su le grandi discussioni che riguardano gli enti pubblici e la nostra regione, appunto, che sono anche le grandi opere, gli impatti ambientali e gli impatti sanitari. Detto questo, però, diciamo, e di questo io ringrazio il relatore di maggioranza, perché c'è stata un'interlocuzione molto positiva, meno con il resto della maggioranza, però lì diciamo ci sono aspetti e visioni differenti. Perché comunque alcuni aspetti delle istanze che noi portavamo sono stati accolti, sono stati inseriti in legge. Nella legge si faceva spesso e si fa ancora molto riferimento agli aspetti di concertazione, agli aspetti associativi, meno alla centralità del cittadino, che secondo me è importante. Invece riteniamo che in alcune parti e in alcuni articoli e anche in alcuni emendamenti che vengono presentati oggi, la centralità del cittadino, perché è il cittadino poi al quale viene delegata, viene ridata la potestà di partecipare e di dire la sua e di co-decidere assieme all'ente, viene rimesso al centro. E c'era stata una discussione anche riguardo alla valutazione civica dei servizi, che secondo me era un aspetto importante di processi partecipativi, ma mi sembra che parte della maggioranza abbia avuto paura di queste diciture, che in realtà secondo noi non creavano nessun problema. All'interno della legge vengono inseriti il concetto di opinione informata, che è uno dei valori dei processi partecipativi, perché il processo partecipativo, oltre a portare una codecisione, porta al fatto che possono girare informazioni anche a volte tecniche importanti, che all'interno di un processo di discussione, di mediazione, diventano opinioni informate, perché spesso la paura di alcuni riguardo al recedere una parte di potestà decisionale degli enti e dire ma il cittadino non conosce i problemi, non è capace a decidere, decide di pancia e decide male. Invece la forza di questi processi partecipativi è il fatto che le informazioni vengono veicolate, le opinioni si confrontano, i diversi aspetti vengono discussi insieme e si creano e si modificano anche. Si creano opinioni informate e si modificano anche preconcetti o si smussano anche spigoli importanti. Questa è la forza dei processi partecipativi, ai quali noi avremmo voluto dare un po' più forza con le nostre visioni. Avremmo voluto rafforzare il vincolo di cedevolezza, che è quello che un ente propone quando si mette in discussione con i cittadini, perché a quel punto l'ente recede ai cittadini una parte del proprio potere che gli è stato delegato. In qualche aspetto nella discussione qualcosa è stato colto, e abbiamo definito bene che cos'è la validazione da parte del tecnico di garanzia, perché questo non c'era. Abbiamo visto con favore che il relatore di maggioranza ha convenuto con noi che le soglie
per quanto riguarda la raccolta delle firme per la mediazione, conteneva alcuni errori e quindi viene oggi modificato, e soprattutto siamo soddisfatti del fatto che oggi viene accolto un emendamento che introduce il comitato di garanzia. Lo introduce nelle premialità, noi avremmo preferito in un altro punto, però è importante secondo noi che venga introdotto il comitato di garanzia, che è un comitato che nei processi più complessi e più importanti serve a dare a garanzia di terzietà ai cittadini, perché il problema a volte dei processi partecipativi gestiti dall'ente o gestiti dal tecnico della garanzia è il fatto che i cittadini non avvertano la terzietà di quel processo, cioè dicono o pensano questo è un processo teleguidato, quindi quello che noi diremo non sarà valutato. Quindi la terzietà, quindi la presenza di un comitato di garanzia, serve a dare più forza a quei processi e a togliere questo eventuale dubbio. Il comitato di garanzia è importante anche perché poi svolge una funzione di monitoraggio sugli esiti del processo. Riteniamo importante anche, e su questo c'era stata una discussione, che ci sia un ordine del giorno che destina una parte di finanziamenti e di finanziamenti aggiuntivi. Ci fu una discussione anche un po' polemica quando parlammo di editoria nelle ultime assemblee, in cui noi dicemmo voi mettete 600.000 euro sull'editoria per potenziare la democrazia, noi riteniamo che i 600.000 euro li dobbiamo mettere sui processi partecipativi, perché questi potenziano la democrazia, e diciamo questo sforzo aggiuntivo di fondi va appunto a creare un budget di circa 600.000 euro sui processi partecipativi, e noi riteniamo importante che sia un bando specifico ai progetti innovativi di partecipazione, che sono quelli che noi riteniamo anche che vanno a modificare gli statuti degli enti e dei comuni che vogliono allargare la partecipazione dei cittadini all'interno appunto degli statuti e dei regolamenti. Ci sono comuni della nostra regione che hanno fatto dei lavori molto importanti introducendo all'interno dei loro statuti o creando dei regolamenti che ampliano le potestà dei cittadini tramite strumenti di partecipazione che vengono chiamati anche di democrazia diretta. Sono le istanze, le procedure di voto su richiesta dei cittadini all'interno dei consigli comunali, sono i referendum propositivi, sono i referendum senza quorum, quindi degli aspetti importanti che danno in mano ai cittadini in alcune occasioni e con alcuni strumenti potestà di intervenire alla vita democratica, all'interno della vita democratica del loro comune.